Venendo ora alla cronaca, possiamo senz'altro dire che la partita non era iniziata male per gli azzurri, tant'è vero che la prima occasione da rete è stata proprio per Riva. Il nostro cannoniere dimostrava però di non essere in giornata felice. A questa deficienza del nostro settore di punta si aggiungeva una certa disorganizzazione a centrocampo, laddove gli svizzeri Kuhn e Odermatt emergevano ben presto, imponendosi per la lucidità di manovra. Sono stati proprio questi due elementi, mediano l'uno e mezzala capitano l'altro, a muovere con ordine tutte le azioni degli elvetici. Fortunatamente la Svizzera non ha nelle sue fila uomini gol d'eccezione e pertanto i danni alla nostra difesa sono stati abbastanza limitati. Sta di fatto comunque che Kuhn e Odermatt, per quanto non siano due atleti velocissimi, hanno goduto di quasi completa libertà di manovra. Ad essi si aggiungeva sovente Blättler, il più pericoloso degli svizzeri, che doveva poi segnare il primo gol della partita. Senza bisogno di ulteriori dettagli, appare abbastanza evidente che se il centrocampo elvetico poteva agire con tanta disinvoltura, sull'altro fronte, cioè tra i centrocampisti azzurri, non c'era un'organizzazione adeguata. Tutto sommato, comunque, la nostra porta non correva grossi pericoli sino al 16° minuto, quando Blätter faceva centro con un gran tiro da fuori area. La palla, deviata da Cera, era appena toccata da Albertosi. ...1-0 per la Svizzera. Gli azzurri, senza dare alcun segno di reazione, continuavano a giocare a ritmo lento per tutto il primo tempo. In una sola occasione, questa, si è vista un'azione in velocità, ma sul lancio di Mazzola il portiere Kunz ha preceduto il nostro Gori. In pratica il primo tempo è tutto qui. L'Italia lasciava il campo sotto i fischi dei moltissimi emigrati venuti a rendere omaggio alla squadra seconda classificata ai campionati mondiali. Quasi in apertura di ripresa, Zoff, subentrato ad Albertosi, compiva una prodezza deviando un gran tiro di Kunzli. Questo scongiurato pericolo confortava sulla condizione del portiere, ma non dava adito a molte speranze sul recupero da parte degli azzurri. Tra gli italiani vi erano state due sostituzioni, poiché oltre all'innesto di Zoff, del quale vediamo una parata che ha fatto gridare al gol, vi è stato quello di Ferrante, in sostituzione di Giuliano. I timori che la Svizzera potesse continuare ad imporre il suo gioco erano avvalorati da un'altra incursione con tiro finale di Blättler, che finiva fuori di poco. A questo punto qualcosa cambiava però tra gli azzurri. Mazzola spostava il suo campo d'azione più avanti, risultando più efficace di prima. Tutta la squadra inoltre appariva più volonterosa. Proprio da una incursione di Mazzola nasceva la speranza di raggiungere il pareggio. L'azione si snodava attraverso Gori, che dopo un bel guizzo centrava per Domenghini. L'ala deviava di testa, ma la palla veniva ribattuta dal palo. Ancora l'ala riprendeva, ma sbilanciato metteva a lato. Era questa la prima vera azione pericolosa della nostra squadra nella ripresa. Ancora Mazzola in evidenza, con un tiro che trovava Kunz in leggero ritardo. Anche Facchetti, ottimo in fase difensiva, cercava occasioni per rendersi pericoloso. La squadra dunque, pur denunciando manchevolezze tecniche, ritrovava spirito combattivo e con gli azzurri in fase d'attacco gli occhi di tutti erano puntati su Riva. Ci si aspettava che da un momento all'altro il nostro cannoniere Principe ritrovasse la vena buona. Ed invece Riva era sistematicamente annullato da Boffi, un ticinese che alterna la professione di postino a quella di calciatore e che proprio ieri era all'esordio in nazionale. Mentre dunque l'Italia era impegnata nel suo forcing, Zoff correva il più grosso pericolo della sua giornata. Un gran tiro al volo di Blättler era ribattuto dalla traversa. Poi lo stesso Zoff respingeva di ginocchio e infine Nicolai anticipava un altro intervento del portiere, mandando la palla oltre la traversa. Poteva essere il 2-0, un risultato che avrebbe fatto enorme scalpore, ed invece poco dopo veniva l'1-1, grazie ad una invenzione di Mazzola. Rivediamo il suo palleggio aereo prima del tiro. È l'1-1, un risultato che attenua soltanto in parte l'amarezza dei nostri emigrati e che non risolve i problemi attuali della nostra nazionale.